Nella moda non tutto è così sfavillante come si immagina. L'antipatia verso una persona si manifesta all'improvviso, alzando la testa e serrando gli occhi come fessure. Anche Alessandra ogni tanto chiudeva gli occhi, ma il più delle volte preferiva nascondersi. Evitando così che le ciglia superiori e quelle sottostanti restassero invischiate nelle colate di rimmel che metteva ogni mattina prima di uscire. Ma quel giorno ogni precauzione sarebbe stata inutile. L'ira giunse al culmine immediatamente. Oddio, nascondimi! C'è Cristina! C'è? Cosa? Perché ti nascondi? Beh, dietro una... Se ci vede siamo finite! Troppo la tardi, attenzione, fai finta di niente! E la visita di Bianco! Ale, ciao! Oh, ciao, ciao! Ciao! Come va? Non ti si vede più in giro, come mai? Beh, io sono stata molto impegnata, non so te, io faccio la giornalista. Ma io non lo so, fra sfilate, press day, blog tour, sono sempre occupatissima, ma voi? Beh, io capisco, sai, noi giornalisti da quando sono arrivate, diciamo, le fashion blogger, sì, ci hanno messo tutti un po' da parte, noi siamo nell'ombra, così, hai capito? Sì. Scusa, cos'hai quel sacchetto? Allora, ho dentro una novità. Questa è la mia crema nuova. Vediamo, dai. La crema agli embrioni dei tirannosauri. Oh. Allora, te la dai in viso e sì, in 4 giorni nuova. Nuova! Sai che facciamo? Do il tuo nominativo al PR e ti faccio mandare qualche campioncino. No. Io perché uso solo le Cherie. Acido ialuronico. Fa un po' vedere? Allora, facciamo così, io ti do il nominativo del PR della crema di tirannosauri e tu mi dai il nominativo del PR di Le Cherie. Non scherziamo, ognuno i suoi contatti, sì, assolutamente. Sempre gentili, buona? Buona giornata. Ciao cara, ciao, divertiti, ciao. Ma le fashion blogger. È fuori. Ma cioè, lei con una crema agli embrioni congelati, spalmata alla prima applicazione sulla pelle, ti immagini che cosa ne viene fuori? Figurati. Poi magari evochiamo il fantasma del T-Rex, sì, appare, sì, se la porta via magari, e ce la leva di torno. Sì, magari. No, aspetta. Ma tu ti immagini quando Cristina, anzi la Cristina, telefona al signor Tirannosauro? Buongiorno signor Tirannosauro, sono Cristina la blogger. Sono qui per un outfit, il mio blogger ha più di 1000 like, sì, e sono la prima in classifica, nella classifica dei fashion Tirannosauros. Ma ti credi? Ma figurati! Sarebbe anche in grado, secondo me, di vendergli anche un bannerino, guarda, lasciamo perdere queste fashion blogger. Ce la portano via. Magari. Ritorno al passato. Speriamo. Ha finito il libro, signora? Ma che cosa stai facendo? Ma io so tutto, lo so cosa stai facendo. Io so le cose. Mi ha rubato l'identità, ma non lo vedi? Sono io, Tamara. Tutto questo capello stirato, così in fumo. Ringraziamo Antonio. Il crespo che avanza, disastro. Ok, quando vuoi. Okay. Ricorderemo queste cose. Dopo la morte. Siete state brave. No, ci siamo inventati.